prego, quando vuole. Grazie. Beh, sarà una banalità, per noi è una partita importantissima, se non decisiva, forse siamo semplicemente all'inizio del girone di ritorno, alla prima giornata di ritorno, però la nostra classifica richiedeva assolutamente di essere alimentata, di essere foraggiata da una vittoria. E quindi per noi, se settimana scorsa, secondo me, non abbiamo concretizzato con il risultato una partita tutto sommato molto buona contro Bergamo, che avete visto poche settimane fa qui a Siena, una squadra di qualità, di talento, con un'ottima chimica. Oggi, secondo me, tutto sommato, sui 40 minuti abbiamo fatto una partita altrettanto buona, con ballature, con errori. Avevamo due giocatori con tre allenamenti e mezzo, quattro allenamenti insieme, e quindi è normale che fosse così. Ci sono state ottime giocate ed errori banali, proprio esattamente come credo ci si potesse aspettare, però credo che tutto sommato è stata una buona partita. Oggi fortunatamente abbiamo concretizzato facendo le giocate decisive nel finale, sia dal punto di vista offensivo che difensivo, cosa che non ci era riuscita con Capodorlando e Bergamo, diciamo, le ultime partite in cui siamo riusciti ad arrivare nel finale a contatto. Domande? Coach, sicuramente avevi fatto una grande partita in considerazione appunto che avevate cambiato due giocatori in settimana, che venivate da una performance, una sconfitta tiratissima. Oggettivamente non è una prestazione da squadra terzultima, ecco, quindi questo credo che vi dia uno slancio ulteriore. Ce lo deve dare, o dobbiamo essere noi a prendercelo o a darcelo, non so qual è il verbo che più si a darcelo uno slancio, anche perché se abbiamo avuto un limite in particolare quest'anno, no? Ovviamente per essere terzultimi non se ne ha uno solo, se abbiamo avuto un limite in particolare quest'anno è stata proprio la discontinuità, che fosse nella singola partita, da una partita all'altra. Quindi oggi la sfida con noi stessi è dare continuità a queste due prestazioni e a questo risultato. Tre domande? Signori? Partita che mi è sembrato soprattutto vinta con l'esperienza. Il canestro finale di Blizzard, ma anche alcune giocate offensive di Indoia sono state molto pesanti nell'economia della partita. Forse questo tasso di esperienza ha portato poi alla fine vittoria, perché è stata poi una partita che poi poteva vincere l'una, poteva vincere l'altra, e si poteva fare discorsi completamente diversi, no? No, assolutamente, ma infatti queste saranno partite combattute. Credo che settimana scorsa poteva finire un altro modo, e credo che sarebbero potuti essere riconosciuti dei nostri meriti, come stasera Siena ha fatto delle giocate molto importanti. Noi siamo stati bravi a essere presenti sul rimbalzo di Pacer e contestare quel tiro sul rimbalzo d'attacco che lui magari poteva segnare facilmente. Siamo stati bravi, i ragazzi sono stati bravi a eseguire la rimessa sul meno 2, a liberare Blizzard dal tiro. Quindi, e poi ci vuole i grandi giocatori, i nostri sono ottimi giocatori che dobbiamo trovare il modo di innescare sempre di più per far valere le loro qualità, perché fino adesso non siamo stati in grado di tirarle fuori, o meglio, di tirarle fuori in maniera integrata, in maniera organica, che credo sia quello a cui tutti ambiscono. Non so se ho risposto alla domanda. Assolutamente, grazie. Grazie. Posso? Grazie signori, buon anno. Buon